civile e religiosa che mi hanno accolto, vorrei dire cosa non. Grazie. Grazie a te, popolo di Ungheria. L'inno che ha accompagnato il congresso si rivolge a te così: per mille anni la croce fu colonna della tua salvezza. Anche ora il segno di Cristo sia per te la promessa di un futuro migliore. Che la croce sia il vostro ponte tra il passato e il futuro. Il sentimento religioso è la linfa di questa nazione, tanto attaccata alle sue radici. Ma la croce piantata nel terreno, oltre a invitarci a radicarci bene, innalza ed estende le sue braccia verso tutti. Esorta a mantenere salde le radici, ma senza arroccamenti, ad attingere alle sorgenti, aprendoci agli assetati del nostro tempo. Il mio augurio è che siate così, fondati e aperti, radicati e rispettuosi. Istenentese. La croce e la missione è il simbolo di questo congresso. Vi porti ad annunciare con la vita il Vangelo liberante della tenerezza sconfinata di Dio verso alcuni. Nella carestia di amore di oggi è il nutrimento che l'uomo attende. Oggi, non lontano da qua, a Varsavia, vengono proclamati beati due testimoni del Vangelo, il cardinale Stefan Wyszyński ed Elisabetta Shasta, fondatrice delle suore francescane Serve della Croce. Due figure che conobbero da vicino la croce. Il primate di Polonia, arrestato, segregato, fu sempre pastore coraggioso secondo il cuore di Cristo, araldo della libertà e della dignità dell'uomo. Suor Elisabetta, che giovanissima perse la vista, dedicò tutta la vita a aiutare i ciechi. L'esempio dei nuovi beati ci stimoli a trasformare le tenebre in luce con la forza dell'amore. Infine, preghiamo l'Angelus nel giorno in cui veneriamo il Santissimo Nome di Maria. Anticamente, per rispetto, voi ungheresi non pronunciavate il nome di Maria, ma la chiamavate con lo stesso titolo onorifico utilizzato per la Regina. La Beata Regina, vostra antica patrona, vi accompagni e vi benedica. La via benedizione da questa grande città vuole raggiungere tutti, particolari i bambini e i giovani, gli anziani e gli ammalati, i poveri e gli esclusi. Con voi e per voi dica Isten ad meg amagat. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ed ora è l'ora della nostra morte. Amen. Licentia Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ed ora è l'ora della nostra morte. Amen. Il verbo un caro fatto in mese. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora è l'ora della nostra morte. Amen. Ora per noi, Santa Vigente. Grazie a questo Domine, che i nostri si infondi, e che angeli annunzianti, questi figli di incarnazione con noi, che passione di Dio, la croce, la risurrezione e gloria per tutti, per Cristo, il nome nostro. Amen. Gloria a Padre, al Figlio e Spirito Santo. Come è possibile essere.